Ma sì, tornando a parlare di scuola, Forza Italia ha idee abbastanza chiare, ma saranno condivise? Beh, siamo molto condivisi, il voto è stato compatto, il centrodestra anche questa volta si è dimostrato unito, poi francamente la sinistra si straccia le vesti sui temi del voto in condotta, sui temi di un'impostazione sul merito che ci divide profondamente. Forse è dal 68 che la sinistra ha mantenuto quell'impostazione del tutti uguali e livellamento verso il basso. Noi la pensiamo diversamente, mi sembra legittimo, no? Si può avere idee diverse, poi si è votato, c'è una maggioranza e una minoranza e andiamo avanti. Tornare alla numerazione vecchie maniere 2, 3, 4, 5, 6, cosa è un metodo che secondo lei è fattibile in epoca moderna e sarà anche più comprensibile per i genitori? Io credo assolutamente di sì, siamo cresciuti in tanti, no? Anch'io con questo sistema e mi sembra che non siamo cresciuti traumatizzati. Credo anche per esempio che anche il confronto, vedere i voti del proprio compagno di classe, che spesso diventa anche questo oggetto di dire no, non facciamolo più perché sennò ci sono frustrazioni. Però è anche un allenamento che noi diamo ai ragazzi perché il confronto nella vita ci sarà. Allora diamogli anche modo di crescere nelle scuole sviluppando gli strumenti emotivi e cognitivi per poter affrontare poi la vita. Sulla leva obbligatoria, francamente, io non credo che sia non sia, diciamo, oggi la soluzione. Continuiamo invece piuttosto ad avere un esercito fatto di professionisti, fatto di persone che hanno quella passione e vengono preparate al meglio per le sfide globali. Solo io scuola? Sullo Ius Scholae Forza Italia va avanti, domani ci sarà una riunione con i gruppi parlamentari, Senato e Camera, per la nostra proposta di legge, quindi nessun passo indietro, la discussione parlamentare, non del governo, parlamentare è il metodo giusto per affrontare un tema così importante. Ma la Lega è totalmente contraria, come farete? Beh, ma c'è proprio il Parlamento che è sovrano, questa sarà un'iniziativa come dire, iniziativa parlamentare. È anche molto diversa la nostra proposta da quella del PD, intendiamoci bene. La nostra è una proposta che passa da un concetto, l'integrazione più profonda, vera, passa dalla scuola. I ragazzi che in questo momento stanno frequentando fianco a fianco con i nostri bambini italiani le scuole sono gli italiani di domani. Questo è un concetto secondo me semplice ma molto molto vero e su cui vogliamo lavorare. Ma tutto ciò che favorisce un dibattito sul tema della cittadinanza nel paese aiuta. La verità però è che le nostre proposte sono in questo momento molto diverse tra di loro, cioè la nostra è diversa da quella dei nostri alleati, è diversa anche molto dallo Ius Soli, che è un'altra cosa completamente. Quindi proprio il Parlamento serve a questo, parlare, dialogare e vedere se si trova una sintesi.